La montagna ancora una volta al centro del dibattito. Le stazioni sciistiche che erano pronte a ripartire lunedì in Abruzzo hanno dovuto rinunciare. La spaccatura di colori tra arancio e rosso in regione non ha permesso alle stazioni di rimettersi in moto, almeno per i residenti e locali. E c'è molta amarezza, ma anche rabbia per le modalità, ma anche per i continui rinvii che hanno caratterizzato questo comparto. Fino al 5 marzo la certezza è della chiusura, ma il tema centrale ora è quello dei ristori. Ristori subito e certi, chiedono gli operatori della montagna. Ma sicuramente ci aspettiamo dei ristori, ce l'aspettavamo prima, visto il lockdown che dura ormai da marzo l'anno scorso, poi quest'estate, perché gli impianti sono aperti anche d'estate, e tutto il periodo invernale. Adesso con questa ulteriore chiusura ci aspettiamo dei ristori adeguati per tutto il settore montano, quindi per quanto riguarda sia la parte impiantistica, sia per quanto riguarda la parte dei ristori, dei ristoratori, degli albergatori, dei noleggiatori e dei maestri sci. Devono essere ristori importanti, ristori adeguati. Attorno alla montagna c'è tutto un mondo che gira, non c'è solo la stazione sciistica fisica che comunque spese enormi, anche se chiusa, ci sono i ristoratori, gli alberghi, i dipendenti, i maestri di sci, insomma un indotto che rischia di avere un sacco di disoccupati alla fine di questa storia. La domanda che ricorre è perché non si permetta di lavorare in sicurezza, visto che lo sci è uno sport che si pratica all'aria aperta. Se si pensa alle file in biglietteria o altro, poi in tanti hanno voluto ricordare che sono stati fatti anche degli investimenti per mettersi in regola e adeguarsi e che non c'è differenza, ad esempio, tra i ristoranti in città o quelli in montagna. Lo scenario è quanto mai cupo. Alcuni sperano di recuperare qualcosa per Pasqua, visto che c'è tanta neve, ma tutto, come si sa, dipenderà dalle evoluzioni epidemiologiche. Per ora i numeri non sono buoni.